Facciamo questo video per chiarire un attimo le differenze tra semifreddo o parfait, crema leggera, bavarese, gelato e quant'altro. Mi rendo conto sia per chi ha una pasticceria molto spesso, non tanto magari ai professionisti, ai pasticceri che ci lavorano, che tecnicamente dovrebbero saperlo, ma mi rendo conto che nella mia esperienza ho visto vendere tantissime volte bavaresi per semifreddi. Ma la bavarese è una cosa e il semifreddo è un'altra. Ho visto vendere torte composte da mousse e creme leggere, vendere per semifreddi, ma quello non è un semifreddo. Allora, chiariamo, siccome l'ho spiegato tante volte, ma vedo che molti non hanno capito, il semifreddo è una preparazione di base che non ha gelatina. La bavarese ha la gelatina, la crema leggera ha la gelatina, la mousse potrebbe averla, potrebbe non averla, ma la mousse è un composto che si bilancia con una percentuale di zuccheri diversa. Quindi, base semifreddo, la base semifreddo è quella che facciamo oggi, tuorlo più zucchero, e poi ad esempio si può unire la panna montata, ok? Ci sono vari modi per fare un parfait o un semifreddo. Ma la caratteristica principale di un semifreddo è che quando noi lo congeliamo, lo togliamo dal freezer, si può mangiare. Se noi prendiamo un semifreddo o in una vetrina di pasticceria e ce lo danno e ci dicono tienilo un'ora fuori prima di mangiarlo, quello non è semifreddo, quello è bavarese, quello è mousse, quello è crema leggera, quella è un'altra roba. Quando noi vogliamo un semifreddo che sia tale, ti viene dato dal freezer e si può mangiare. Siccome il suo bilanciamento è una percentuale specifica di zucchero, è cucchiaiabile da freddo, ok? Magari non proprio a meno 18, magari qualche grado in meno, ma si può mangiare da freddo. Se voi invece mangiate una bavarese, che è ovviamente più scarica di zucchero, in più ha la gelatina, se la mangiate da freezer ci potete piantare un chiodo, ok? La bavarese si mangia a più 4, cioè fredda da frigo. La crema leggera, che è simile a una bavarese, si mangia a più 4 da frigo, una mousse si mangia a più 4 da frigo, il semifreddo si può mangiare da freezer, ok? Questa è la caratteristica principale, che è differente anche dal gelato. Allora, dicesi semifreddo, quella preparazione di base che ha una base semifreddo, quindi tuorlo più zucchero, bilanciata a una percentuale specifica di zucchero, che dopo vedremo, panna montata. Per esempio, faccio uno facile facile, si potrebbe fare anche con latte condensato, pasta di nocciola, pasta pistacchio, ok? Si unisce panna montata alla base semifreddo, il gusto che vogliamo dargli, semifreddo, tolto da freezer, cucchiaiabile. Quello è semifreddo, se vi dicono di lasciarlo fuori un'ora, non è semifreddo. Bavarese, dicesi bavarese, preparazione composta da non più una base semifreddo, ma crema inglese, gusto che vogliamo dargli, gelatina, panna montata. Si mangia da frigo, da freezer, è troppo dura, non si può mangiare. Crema leggera come per una chantilly, panna montata, crema pasticcera, gelatina e il gusto che vogliamo dargli, crema leggera, quindi è una come una chantilly quella alla vaniglia, più gelatina, quindi si mangia da frigo ed è da taglio e rimane molto cucchiaiabile da frigo, messa in freezer, un mattone, non si può mangiare, non è semifreddo. Mousse, panna si versa nel cioccolato, cioccolato si scioglie, si fa una ganache, ganache si inserisce, panna montata, mousse, da freezer sarebbe troppo dura, da frigo è cremosa. La mousse si può fare anche con base semifreddo, quindi zucchero più tuorlo, cioccolato, panna montata. Allora, abbiamo capito che la bavarese, la mousse, la crema leggera sono preparazioni che si mangiano a più 4, invece il semifreddo si mangia da freezer. Gelato un'altra cosa ancora, molto spesso viene confuso anche semifreddo con gelato, cioè torta semifreddo, torta gelato, sono due cose diverse. Torta semifreddo abbiamo visto, base semifreddo, zucchero più tuorlo, panna montata, quindi si monta la panna e si incorpora aria e si mette all'interno di questa massa,
base semifreddo, la panna si monta. Nel gelato la panna non si monta. Nel gelato è una cosa opposta, cioè si mette all'interno tutti i liquidi, non si montano, ma per azione centrifuga e abbassamento della temperatura si forma il gelato. Ed è un'altra cosa ancora, perché bisogna dargli un nome alle cose. Allora, siccome questo video è stato proprio ideato soprattutto per il consumatore che va a prendere un prodotto che viene venduto per un altro non è. Ok, quindi quando vi dicono semifreddo e ve lo tirano fuori dal freezer e vi dicono aspettare un'ora o due, semifreddo non è. Ma che non vuol dire che non è buono, ma quello è un altro prodotto. Il semifreddo si leva dal freezer e si mangia. Spero di aver fatto un po' di chiarezza e ci vediamo alla prossima lezione.